Madre Teresa di Calcutta sarà santa. Papa Francesco ha riconosciuto il miracolo a lei attribuito e ha autorizzato la promulgazione del decreto. Quello di Bergoglio è l'ultimo passo necessario prima della canonizzazione della religiosa scomparsa nel 97, premio Nobel per la pace nel 79. La proclamazione dovrebbe essere il 4 settembre 2016, un altro momento importante nell'anno del Giubileo della Misericordia. Pochi giorni fa c'era stato il voto unanime della congregazione chiamata a pronunciarsi sul caso del 35enne brasiliano, guarito in modo scientificamente inspiegabile quando era ormai in fin di vita sul tavolo operatorio da una patologia mortale del cervello mentre la moglie implorava l'intercessione della religiosa. La guarigione straordinaria, ricorda il quotidiano L'Avvenire, riguardò un uomo, oggi 42enne, con ascessi multipli cerebrali, con idrocefalo ostruttivo e già sottoposto a trapianto renale in terapia con immunosoppressori. Un caso clinico critico.